il fascio di Salò e della Pineta di Tombolo è un inizio troppo pallido. Ma dunque, secondo me le privatizzazioni le vuole il governo, perché è il soggetto che istituzionalmente deve poi far quadrare i conti. Ecco, probabilmente non le vogliono i manager dell'industria pubblica, non le vogliono, come dire, pezzi importanti di molti partiti, e tranne alcune piccole cose interessanti forse non le vogliono nemmeno i privati, perché non se le possono comprare. È solo il governo a volerle. È una partita aperta, insomma. Tra l'altro si incassa pure poco, come, allora vale la pena, chiede il profano. Sì, vale la pena. Davanti a un voragine centinaia di migliaia di miliardi. Vale la pena, perché il problema è liberare risorse per fare delle cose più importanti, insomma. Che lo Stato è perdere tempo a far gelati. Gelati il mercato li farà comunque, insomma. Sì. No? Lo Stato può fare delle altre cose che sì, però si dà il caso che molte d'Alemagna passarono dai privati allo Stato non per rapacità dello Stato, ma per incompetenza dei privati. Sì, per fallimento dei privati. Erano altri tempi. Io credo che continueremo a mangiare gelati, insomma, anche se lo Stato si disinteressa, non credo che. Ecco, Turani, tanto per finire con te, ma questi boiardi di Stato, questa borghesia di Stato, ha fatto davvero tanto male? In qualche caso ha fatto bene, qualche caso ha fatto molto male. Ci sono i buoni problema, cattivi come nel privato? Il problema non è nemmeno quello lì, è che in una società moderna in realtà non c'è quasi più nessuno che può tenere il 51% di una grande impresa, se si vuole che diventi una grande impresa. Non possono più farlo i privati, infatti in Italia dove ci tentano abbiamo un capitalismo rachitico, anche quello privato. Meno che mai può farlo lo Stato, cioè le aziende crescono se ci si investono sopra dei soldi. E infatti dove il capitalismo è più avanzato l'azionista è più grande al 3, 4, 5%, insomma. Quindi stando sempre lì dentro rimane ingessata. Ma la stessa cosa si può dire dei privati, insomma, certo. Voglio dire, sono due processi speculari. Parlando tu, che pericoli vedi invece in questa? Questa secondo me è l'occasione per, forse se si prosegue lungo questa strada, per avere sia sul fronte pubblico che su quello privato un vero capitalismo, se ci si riesce, moderno. Ci sono molti ostacoli, credo. Tu non lo vuoi il vero capitalismo, naturalmente. No, se ci fosse mi andrebbe bene. Il fatto che noi siamo stati condannati, parlo da comunista, diciamo, siamo stati condannati ad avere davanti a noi sempre un avversario falso, cioè un avversario non ben strutturato, e questo si è riflesso forse anche sulle debolezze della sinistra. Noi abbiamo avuto sempre, adesso io non voglio dire, come diceva Giorgio Amendola, il capitalismo straccione, però è un capitalismo che non ci sarebbe stato senza l'intervento pubblico, senza le tariffe doganali, senza le commesse belliche. Il capitalismo italiano nasce dal pubblico, questo è fondamentale. E abbiamo vissuto con un capitalismo privato il quale varie volte è fallito. Cioè, è cominciato con l'intervento pubblico, quando c'è stato poi la Banca Italiana di Sconto è fallita nelle commissioni Banca Industria, perché anche adesso qual è la trovata che pensano i capitalisti italiani? Mettere mani sulle banche in modo come manifesto. Se è potessi, l'ultimo posto in cui sono rimasti se i soldi. Se potessi mettere le mani su una banca che mi dà dei finanziamenti a basso tasso di interesse sarebbe un affare risoluto, però quando questo si fa a livello delle grandi imprese, diciamo della Fiat, della Olivetti, poi, che sono pochissime e anche loro in difficoltà, questo è tutto brutto. Poi c'è stato il salvataggio dell'IRI, poi c'è stato il salvataggio, ancora l'ultimo salvataggio negli anni 60, voglio dire, perché Alemagna, Motta vengono presi in quegli anni. In quegli anni, dicevamo con Torelli poco fa, addirittura si mette in discussione se la Fiat deve essere irizzata o meno. Anni 70. E negli anni 70 c'è anche questa discussione, voglio dire. Quindi noi abbiamo un capitalismo fragile, assolutamente. Oggi questo progetto, questa idea di privatizzazione a me non persuade per niente. Non persuade per niente perché se è solo una svendita, siccome abbiamo troppo debito pubblico, vendiamo a qualsiasi posto, i soldi che entrano non bastano, sono pochi. B, io faccio un esempio domestico, se in una grande casa si dice siamo oberati di debito, bisogna vendere tutto, io anche figlio di questa famiglia, un po' di roba me la prendo e me la porto per cavoli miei a casa, me la nascondo in un altro posto, cioè c'è un'idea, come dire, prevale un'idea di rapina. Bisognerebbe allora in questo, il governo che dice di volere, e il Presidente del Consiglio credo che le voglia veramente, queste privatizzazioni, dovrebbe dire, ma queste privatizzazioni per che cosa? Con quale
idea, con quale programma di politica industriale. Certo. Senza questo, quando l'onorevole Amato dice io il mio progetto è fare 14 o 15 agnelli, cioè a me mi fa tornare francamente bambino, ai tempi, tu forse ricorderai, quando su Corriere dei Piccoli c'era l'arcivernice del professor Lambiti. Che rendeva reali le cose immaginarie. Così tu passavi questa vernice su agnelli, su 15 ritratti di agnelli e avevi altri 15 agnelli. Cioè, non c'è bisogno né di Max Weber né di Schumpeter per capire che un capitalista non si fa per decreto. Io vorrei chiedere un attimo a Turani. Levati diciamo di mezzo la razza padrona, Agnelli, De Benedetti, cioè, gli altri privati, i nuovi che si affaccerebbero, non sono quelli figli degli appalti, delle regalie di Stato degli ultimi 15 anni? Cioè, perché ci dovremmo fidare di questa diciamo seconda linea di imprenditori? Ecco, lo vorrei chiedere a Turani perché lui si fida evidentemente. Sì, se, no, ma io non è che mi fido. Io ci aggiungo, chi compra se chi non compra? Sì, dunque, dove stanno i soldi? Sì. Perché appunto, chi ha i soldi per comprare? Allora, buona regola è non investigare mai sull'origine del capitalismo. I soldi ecco, non adorano. Non investighiamo mai perché le origini sono sempre un po', come dire, sporchine, no? I Vanderbilt erano ladri di cavalli che venendo in avanti, insomma, papà dei Kennedy era un noto aggiuntatore di borse, quindi meglio non andare. Si spera sempre che la seconda o la terza generazione abbia le mani più o meno pulite. Abbia fatto in tempo a riciclare. Abbia fatto in tempo insomma a rimettersi un po' a posto, imparare le buone maniere, l'uso delle posate, eccetera. E questo va bene. Chi compra? E chi compra qui è il grosso problema. In realtà questa è una storia che ne parlavamo prima appunto con Valentino, che negli anni 70 c'era l'industria pubblica, i boiardi vivevano il loro grande momento e volevano comperarsi tutta l'industria privata. Negli anni 80 la situazione si capovolge, i privati hanno soldi, vanno bene, c'è il grande boom e vogliono comperarsi tutta l'industria pubblica ma non gliela danno. Adesso quindi il governo ha deciso di vendere. In realtà anche i privati vorrebbero vendere qualche cosa, sono tutti venditori in questo momento. Dovrebbero comprare quelli che hanno i bot, ma se smettono di comprare i bot poi Agnelli ha già detto che lui fa le macchine ma non vuole comprare. Francamente sconsiglierei a chiunque in questo momento di vendere i bot per comprarsi la Bobigno, insomma non lo so, un'altra azienda, sconsiglierei. E se arrivano gli stranieri? Gli stranieri si spera che arrivi, non è mica sicuro che arrivi, che forse se no non c'è nessuno da fare nel mondo c'è di meglio. Tu lo speri, ma gli operai per esempio no, non gli sono operai, molto contenti. Gli operai forse no, ma però il mondo va avanti, il pericolo è un altro. Il pericolo è che se si fa davvero l'Europa e compra un tedesco, poco importa se si fa l'Europa. Se compra un perché giapponese. Perché un'azienda americana di Dallas è proprietaria di una del Minnesota, non è che si preoccupa tanto. Se invece non si fa, allora rischiamo di diventare come la Spagna, cioè un paese in cui le grandi imprese sono degli stranieri, quindi come paese poi si conta poco. Io penso che in realtà quello che è importante oggi è aver deciso che lo Stato deve smettere di far gelati, mettere piselli, cose. Quando poi si venderà questa cosa non credo che sia per domani, ma c'è un processo. Senti, di 3-4 una cosa rapidissima. Il compratore è ignoto, ma anche il venditore in un certo senso lo è, perché chi lo guida questo processo? Ci fidiamo di quelli che... Il ministro del Tesoro, perché siamo arrivati a un livello proprio ultrasovietico, cioè c'è un boiardo talmente grande che è quasi come Brezhnev, Stalin, perché attualmente il professor Barucci è proprietario di tutta questa roba qui. Anche di queste poltrone? Anche di queste? Di tutto, siamo di tutto. Cioè il combinat sovietico siamo adesso. D'altra parte è un periodo insomma, di cambiamento in cui si cerca di fare quello che si può, ma il venditore non è, insomma, il venditore è abbastanza noto, poi è tutta roba di cui si parla molto, che andrà sul mercato attraverso la borsa, quindi lì non avrei grandi preoccupazioni. Certo, 5 anni fa questa operazione si sarebbe fatta con una grande, come dire, facilità, prendendo molti più soldi, con molti più... Oggi, insomma, io penso che il grosso in realtà si venderà. Ma tu sei favorevole perché lo statalismo lo consideri morto in assoluto o perché... Ma io sono favorevole perché penso che lo Stato abbia delle cose più importanti da fare. Cioè ci sono, secondo me la regola dovrebbe essere che quello che può fare, come dire, il mondo delle imprese, è inutile che lo Stato ci perda il tempo. Lo Stato può fare altre cose, mettere a posto le infrastrutture del paese che non lo sono, fare una scuola che sia confrontabile con quella del resto del mondo. Sono tante cose. Sistemare le ferrovie, le poste, voglio dire. No? Valentino, ma su Valentino ha parlato, su questa linea vostra antiprivatizzazioni c'è anche il segretario del Partito Socialista. Ma ecco, io vorrei dire, adesso tutti dicono che sono craxiano per ora, ma vabbè, pazienza, capita di tutto nella vita, ma lasciamo perdere questo.
Cioè, il punto, io non è che sono contrario alle privatizzazioni, io sono favorevole a un intervento pubblico nell'economia, per una ragione anche storica, perché il capitalismo italiano non ha avuto bisogno ogni tanto di un intervento pubblico, ma si rivela un capitalismo che ha bisogno fisiologicamente dell'intervento pubblico. Questo intervento pubblico non deve trasformarsi in Paperon de Paperoni che compra tutto, dai panettoni a tutto, dovrebbe essere un imprenditore mobile che si compra l'Alemagna, la mette a posto, poi la rivende, poi compra un'altra cosa. Cioè, agire dinamicamente invece di sedersi nell'economia. Un buon capitalista. Deve essere un buon capitalista, assolutamente. Se no, che cosa fa? Pasquale Saraceno scrisse un bellissimo libretto che si chiamava appunto Lo Stato Imprenditore. Questo deve essere. Invece tu hai lo Stato che diventa rentier, quasi come diventano rentier i capitalisti privati. Questo è la cosa. Se aggiungiamo poi che c'è una ragione, cioè che poi tutta questa massa di imprese pubbliche sono diventate dei luoghi mica male per onorevoli, trombati, amici dei partiti. Sì, però voglio dire, noi viviamo in una cosa abbastanza comoda. Hanno anche finanziato i partiti in modo illecito. Ecco, però si parla anche di circa 8-10.000 persone che sono coinvolte in questa operazione, no? Beh, si parla però, di cose ancora più adesso viene fuori dire. La storia di Maraffi. Anche il capo del catasto viene messo capo del catasto per influenza di un imprenditore privato come Salvatore Ligresti. Quindi voglio dire, questa combinazione, questa politicizzazione pervade largamente anche l'industria privata, diciamo la verità. Poi questo è il momento. Ma certo, in cui... perché è un paese senza regole. Per quindi cui... dalla padella nella braccia. L'unico modo è tenersi buoni i politici per fare qualcosa. Ma no? I politici, i poveretti, stanno nei guai anche loro. Adesso, sì. Ecco, le regole politiche di questa vendita, per finire, sono... Qualcuno invoca delle regole politiche, è un modo per farle in modo sbagliato oppure... È un modo per non farle. È un modo per non farle. È un modo per... Io credo che nei prossimi mesi la resistenza per non farle sarà molto forte. Ho capito. Perché lì dentro c'è molta gente annidata che insomma ci sta bene, voglio dire, no? E io ricordo, partito il programma di privatizzazione, ci fu una grande cena a Milano dove c'erano molti di questi boiardi, e come dire, la gente indicava quelli che avrebbero perso il posto se comprava un americano, un inglese, perché non sapevano nemmeno le lingue, insomma, quindi le licenze no, senz'altro. E poi perché da lì il sistema politico tirava fuori molti soldi. Solo la chimica ogni anno dava 400-500 miliardi, insomma. Va bene, che facciamo? Chiudiamo qua, non abbiamo risolto. Non abbiamo speranze, però. Tanto queste vendite non... Per ora abbiamo messo in vendita un hangar per dirigibili. È che la verità è che nessuno ci crede. Però anche il credito italiano. Il rischio, Barbato, è che la vendita agli stranieri non sia l'intervento dello straniero in Italia, ma che lo straniero interviene, compra la fabbrica, la chiude e si compra il mercato. Perché ormai questo la concorrenza è su... E le fette di mercato da comprare. D'altra parte tu mi insegni che questo succede se la fabbrica è molto scadente. Ma ormai le fabbriche aumentano, ci vogliono sempre meno fabbriche. La talpa che ha fatto uscire il documento... Certamente negli uffici di Guarino. Di chi non la voleva. Il ministro dell'industria. Lì poi ci sono due versioni. Qualcuno dice che sono i suoi dipendenti per potersi liberare del ministro. Qualcuno dice che è il ministro per sabotare il progetto. Va bene. Vi ringraziamo molto e ascoltiamo ancora Ornella Vanoni.